Oggi vi do la ricetta dei miei biscotti con noci e cioccolato. Sono semplicissimi da fare e super golosi. All'interno di una ciotola mettiamo la farina 00. In seguito andremo ad aggiungere tutti gli altri ingredienti, quindi le uova, lo zucchero, l'olio di semi e l'altra parte liquida che può essere latte oppure acqua. Io in questo caso ho utilizzato metà latte e metà di liquore alla cannella perché a me piace tantissimo, ma è facoltativo. Iniziamo ad impastare con la forchetta e in seguito andremo ad aggiungere il lievito per dolci e la frutta secca insieme al cioccolato. Impastiamo per benino finché non otteniamo un composto omogeneo e leggermente appiccicoso. Adesso mettiamo un po' di farina sul nostro piano di lavoro e dividiamo l'impasto in tre parti. Sporcandolo con un pochino di farina andremo a formare dei rotoli. Se non volete fare i rotoli, potete fare delle paline, in questo modo avete i biscotti rotondi, oppure potete fare dei bastoncini. Io ho deciso di farli tipo tozzetti, cantucci, insomma, quindi c'è la doppia cottura. Se volete invece fare una cosa più semplice e veloce, basta fare delle paline, in questo modo li cuocete una volta soltanto. Una volta che abbiamo fatto i nostri filoni, li mettiamo sopra una teglia foderata con la carta forno, li spennelliamo con un pochino d'acqua e spolveriamo sopra con dello zucchero. Inforniamo a 190 gradi per circa 20-25 minuti. Una volta che i biscotti sono pronti, li lasciamo raffreddare e quando sono ben freddi li andremo a tagliare e a ripassare in forno. In questo modo si biscottano appunto e diventano croccanti. Mentre stavo facendo la foto di questi deliziosi tozzetti, cantuccini o biscotti alle noci, chiamateli come preferite, è apparso un meraviglioso arcobaleno. Guardatelo! E questo è tutto, ragazzi. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e che provate a farla. Un bacione e ci rivediamo prestissimo, sempre qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao!